Circa un migliaio di operai metalmeccanici della Fiat di Termini Imerese e della Keller sono scesi di nuovo in piazza oggi per protestare contro lo stato di abbandono in cui denunciano di versare. Insieme a loro diversi precari provenienti da varie province siciliane, principalmente quella di Trapani. Hanno paralizzato il traffico davanti al Palazzo d'Orlean. Una delegazione è stata ricevuta all'interno dal Presidente della Regione e da alcuni dei suoi assessori. Continuiamo a dire che il Governo nazionale non c'è o è lì per fare soltanto l'attività ordinaria. Però mentre noi aspettiamo che ci sarà un governo, che non mi pare che ci sia ancora all'orizzonte, altre crisi industriali vanno avanti e cercano di trovare una soluzione, penso a quella del Sulcis. Quindi la mia rivendicazione forte che porrò sul tavolo è di dire dobbiamo lavorare senza pensare che ci sia un domani, dobbiamo lavorare per risolvere il problema oggi. La situazione di Termini Imerese deve essere riportata all'attenzione del Paese e queste iniziative di questi giorni vanno in questa direzione. Sono mesi che lavoriamo, fra l'altro l'assessore Bianchi, l'assessore Vanchieri sono stati sempre con me in questa battaglia. Poi già col governo nazionale abbiamo intrapreso una serie di ipotesi di investimento che coprirebbero già negli accordi che abbiamo fatto circa 2/3 dei lavoratori già occupati dalla Fiat, quindi investimenti concreti su cui stiamo lavorando. Già le cose sono state avviate, vedremo, ci sarà anche da trattare per i precari, per intenderci, perché secondo il governo Monti scaderebbero diciamo a luglio prossimo, e questo non ci sta bene, no? Io penso due cose: la prima, di iniziare a ragionare di nuovo col Ministero in maniera chiara ed inequivocabile; la seconda, se è il caso di spendere tutta l'autorevolezza del Presidente della Regione, che gode in questo momento di grande fiducia da parte dei siciliani ma anche del Paese, di richiamare ad un tavolo Marchionne per dire se c'è la possibilità di rimeditare quella scelta.